questa iniziativa. Stiamo combattendo anche contro il maltempo. Questa sera è una serata rosa, verde, perché la maggior parte degli interlocutori sono delle donne, come giusto che sia, no? In questa fase della campagna elettorale, e verde perché poi dopo parleremo di verde, di piantumazione, cioè parleranno, io smetto subito dopo. Vi presento gli ospiti e poi dopo io mi taccio. Chiara Braga della Segreteria Nazionale, Arianna Censi, candidata al Comune di Milano e già vicepresidente dell'area metropolitana, anzi vice sindaco dell'area metropolitana, Mirella Balestra, presidente del Parco Agricolo Sud, Loredana Bigatti, Chiara Anna Gallo e Giovan Battista Pedrini, che sono i candidati al Municipio 4, e poi abbiamo il nostro candidato alla presidenza del Consiglio di Municipio 4, Stefano Bianco, e infine il senatore Mirabelli, che chiuderà questa manifestazione. Per cui, Anna, la parola a te. Ah, scusate. Mi hanno detto che se qualcuno deve andare in bagno, utilizzi il gel che è dentro appena la porta. Grazie. Allora, buonasera a tutti e grazie Fabrizio. Ditemi se si sente, vado. Allora, visto che ha fatto la presentazione già Fabrizio, io intanto dico soltanto di ringraziare Arianna Censi perché ha voluto, è promotrice, ha voluto questa serata, questo evento in questa zona, la zona 4, quartiere Santa Giulia, Rogoredo. E quindi grazie Arianna. Allora, diamo subito la parola parliamo appunto di Forestami, questo progetto importante. Facciamo parlare come inizio la presidente del Parco Sud, del Parco Agricolo Sud di Milano, Michela Balestra, e nonché sindaco di Arese, che questo è importante. E quando Arianna mi ha detto appunto di organizzare, cioè che ha organizzato questo evento, mi sono subito informata, ho letto il progetto, un po' di cose. E quindi mi è piaciuta questa idea di 3 milioni, correggimi se poi sbaglio, da piantumare fino al 2030, al 2030, nella città metropolitana, quindi parliamo di Milano e di tutti i comuni. E Arianna giustamente ci fa sempre notare quando abbiamo questi eventi che i comuni sono 133. E quindi è importante dirlo perché anche noi che viviamo a Milano spesso ci dimentichiamo la vastità dell'area metropolitana. Io butto lì e poi ti faccio parlare le due proprio, mi sono accorta due parole chiavi, quindi inquinamento atmosferico, quindi perché gli alberi e quindi perché piantumarli, e poi l'altra del progetto importante è proprio la sensibilizzazione che deve partire dall'inizio, no? Dai bambini e quindi tutto quello che si può fare con le scuole, promozione scolastica, istituzionale con le associazioni. Lascio a te la parola e presentare il progetto. Grazie intanto per questo invito e grazie perché le occasioni per parlare di ambiente e di sostenibilità anche attraverso i progetti concreti sono davvero preziose. Forestami è un progetto che è nato 3 anni fa, quindi in un'era geologica, mi viene da dire, diversa. Dopo ci sarebbe stato il Covid, c'è ancora, che ha mutato la nostra sensibilità e, come spesso dico, il Covid è un po' un acceleratore di alcune nostre sensibilità, di alcuni nostri pensieri. E in questo l'attenzione sulla piantumazione che il progetto Foresta mi ha destato, tra l'altro nelle scorse settimane anche attraverso il Salone del Mobile, l'Ecostampa è stato davvero importante. Questo rimette al centro l'uomo rispetto anche a come agisce sull'ambiente e sono davvero progetti, occasioni preziose. Forestami, l'hai detto tu, Anna, è un progetto che ha come obiettivo la piantumazione di 3 milioni di alberi. È un messaggio semplice,
alla luce anche del lavoro che stiamo facendo, mi viene da dire anche troppo semplice, perché l'obiettivo è incidere in maniera sensibile con politiche che vanno nella direzione di trasformare il luogo in cui viviamo in maniera radicale. Questo vuol dire, e dovremmo averlo in qualche modo imparato, trasformare la nostra relazione con il territorio, anche in un territorio come questo, il Municipio 4, che è parte del parco agricolo e quindi un luogo fortemente urbanizzato, ma all'interno del quale, credo che questo luogo ci parli, il verde, il rapporto con lo spazio periurbano è fondamentale. E allora, citavi l'inquinamento ambientale, atmosferico, a me viene da dire anche l'altro elemento centrale su cui lavorare è il contenimento delle isole di calore, quindi quello che è la concentrazione anche a livello di temperatura, di percepito ambientale nelle zone della città. E allora piantare alberi, interrompere in città, perché partiamo da dove siamo, l'urbanizzazione, riintrodurre elementi che ci rimettono a contatto con l'ambiente è centrale. Però fai bene anche a rimettere l'accento sull'area metropolitana, su tutto quello che è la nostra grande Milano, perché Milano è il nostro punto di attenzione, ma in realtà la forza anche economica, sociale, la capacità che ha di esprimere è attraverso la città metropolitana, che trova forse un compimento di cui forse siamo poco consapevoli qua, oltre confine in realtà è una certezza e un riferimento su Milano, è sulla Milano più estesa, quella della città metropolitana. E allora si pone anche un altro tema, di come metterci in relazione con l'ambiente, quindi con la nostra qualità di vita e lo spazio periurbano, quello che sta fuori. E in particolar modo fino a oggi in qualche modo Foresta mi si è occupata, si è concentrata di piantumare ampie zone di Milano. Abbiamo anche lavorato tanto sulla depavimentazione, sulla riqualificazione dei luoghi in qualche modo da recuperare, quindi su cui fare un lavoro di riintroduzione degli ambienti naturali, ma presto ci siamo accorti che quello che è la centralità del progetto e delle riflessioni sulla sostenibilità più in generale è proprio anche rivolto a quello che è un pezzo importante della nostra città, che è anche la sua natura agricola, e quindi come fare in modo che questo progetto vada ben oltre anche la città di Milano. Forestami ha avuto e sta avendo il grande pregio di arrivare facilmente alle persone. In realtà tutto quello che si porta dietro, il lavoro che stiamo facendo, è cercare di invertire la percezione dell'ambiente, e lo citavi, partiamo anche dall'educazione ambientale come parco. Questo è un tema che ci arriva spesso e su quale cerchiamo di lavorare, per cui parte delle piantumazioni di foresta mi saranno anche all'interno delle scuole, e lavorando in un connubio importante, cioè bandi ministeriali, perché non dimentichiamo che in questo momento c'è un'attenzione, un investimento fortissimo di soldi pubblici proprio sulla forestazione, proprio per invertire una tendenza all'urbanizzazione decontestualizzata da natura. E dall'altra parte Forestami riesce a trarre fondi anche da privati, quindi ci sono aziende che sostengono questo progetto, attraverso le quali è possibile quindi fare progetti di piantumazione più facilmente in ambito di proprietà pubblica, ma non ci stiamo limitando a questo. E quindi sembra un progetto, e lo è, di difficile risoluzione, perché di attuazione, perché 3 milioni di alberi sono tantissimi, ma ragionando in un'ottica di volano della città, quindi del lavoro che stiamo facendo sulla città, di tutta l'area metropolitana, e anche andando oltre e quindi coinvolgendo anche tutto un mondo, anche quello che si sta interrogando tantissimo sulla sostenibilità, quindi anche l'ambiente, l'ambito agricolo, l'obiettivo è raggiungibile.
è raggiungibile e deve essere, come spesso succede, l'obiettivo alto per guidarci e non fermarci di fronte alle difficoltà che spesso abbiamo, spesso ci troviamo a misurare, ma con chiaro l'obiettivo di intervenire sostanzialmente sul luogo in cui abitiamo e sul modo in cui pensiamo, immaginiamo di trasformare anche luoghi che in apparenza possono essere meno pregiati, da riqualificare e quindi tutto quello che riguarda la vita quotidiana di tutti noi. Grazie Michela. Allora, ora a questo punto passiamo la parola direttamente alla nostra candidata uscente del Comune di Milano, Emma si presenta, Arianna Cenzi, per questa serata che le ha voluto, quindi in continuazione di quello che ha detto ora Michela, a te. Aspetta, ah no, perché appunto volevo passare, ma poi ho capito. No, che io infatti mi sono confermata. Grazie, sì, è capissimo. Grazie mille. Intanto ringrazio intanto voi che siete venuti, tutti quelli che ascolteranno da dietro le finestre, mi piacerebbe, sarebbe una bella cosa. Anna Loredana, anzi devo dire Anna Gallo, Loredana Bigatti e Giambattista Pedrini, che sono candidati al municipio, e il candidato presidente Stefano Bianco. E poi permettetemi di ringraziare tanto tanto la mia amica Chiara Braga e il mio amico Franco Mirabelli. Chiara mi fa il regalo di partecipare a questa iniziativa e Franco anche. Chiara è una persona che si occupa di un tema per me fondamentale, che è quello della sostenibilità, dell'intervento in tema ambientale. Lo fa da un osservatorio importante che è la segreteria del nostro partito, per cui la sua presenza conferma la vocazione che io, in cui io credo tantissimo e che adesso Michela ha così ben illustrato. Michela la ringrazio per ultima perché abbiamo condiviso 5 anni molto interessanti, anche diciamo appena appena faticosi, però lei ha fatto e fa un'azione prima da presidente del Parco Agricolo e adesso anche come consigliera delegata alla materia ambientale straordinaria, con una con un equilibrio e con un'attenzione al particolare, alla politica e alla relazione con il Comune di Milano e con i 132 comuni che compongono insieme al Comune di Milano la città metropolitana esemplare, oltre a fare molto bene la sindaca del suo comune che è Arese. Però la cosa che caratterizza questa serata è che le persone che sono qui, sono, io le considero mie amiche, sia le persone che sono venute questa sera sia quelle che hanno deciso di prendere la parola. E l'amicizia è un tema che riguarda la politica. Io penso che noi che stiamo facendo in questi anni politica sul territorio abbiamo imparato ad apprezzarci vicendevolmente, a diventare amici, tanto più le cose che facevamo erano difficili, tanto più quello che, con cui ci confrontavamo era complesso. E questo è niente in confronto a quello che abbiamo davanti, perché i prossimi anni saranno anni determinanti, cioè noi dovremo dimostrare di essere capaci di prendere la quantità di denaro più grande che abbiamo avuto negli ultimi 50 anni, credo, e usarla nel tempo giusto, nel modo giusto, perché non ci sfugga di mano. E io penso che Milano città prima di tutto, Milano città metropolitana nel suo insieme, ha questa grandissima, grandissima responsabilità di non perdere neanche un euro di quelli e di essere in grado ancora di più di congiungere i danari che arrivano dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza con tutti quei danari che la comunità mette a disposizione, per esempio sulla grande onda del rinnovo degli edifici pubblici e privati relativamente alla capacità e al risparmio energetico, e ancora tutto il tema che riguarda i processi di rinnovamento della progettazione, della modalità in cui si progetta, tutto il tema della rigenerazione urbana, tutto il tema di rescue, che è una cosa importantissima e che riguarda il tema della protezione civile. Cioè, dobbiamo tenere insieme la grande risorsa che ci viene data e tutte le potenzialità, facendo una progettazione che riguarda prima di tutto i comuni, ma che riguarda tanto i municipi. Lo dico a Stefano, questa è anche l'occasione per riconnettere una trama più vicina, che è quella dei municipi, ancora di più dei quasi 100 quartieri che compongono i 9 municipi,
e una trama più larga che è quella della città metropolitana. Questi due elementi, come una tessitura differente, sono in realtà la qualità della nostra capacità di amministrare. Cioè, se noi riusciamo a fare questa operazione, noi creiamo un modello che da una parte utilizza le risorse disponibili, dall'altra opera un processo di semplificazione, sburocratizzazione, perché cerca di trovare il modo di definire chi fa che cosa nel luogo più vicino a quello che serve, nel luogo più vicino a quello che serve, ed è in grado anche di stabilire la giusta distanza e l'ambito territoriale ottimale per gestire diciamo appalti e contratti di una natura più grande. Quindi siamo di fronte a un'operazione che è la più grande operazione politica amministrativa di riorganizzazione di un sistema che attraverso il suo legame con la pubblica amministrazione risponde alle domande dei cittadini e delle cittadine. Ci può essere in tutto questo un elemento che fa da connessione oltre al tema del miglioramento delle performance? Ecco, secondo me se c'è questo tema chiaro è proprio il tema della sostenibilità. L'esempio di Forestami è l'esempio di un'operazione che è in grado di operare un cambiamento, perché guardate, passare dal 15 al 21% di superficie di alberi coperta è una cifra pazzesca, piantare 3 milioni di alberi, e lo faremo, è una cifra altrettanto importante, intanto intervenire sulle oasi di calore, intervenire sulla parte permeabile, impermeabile, cioè facciamo un'operazione che è certo piantumare ma anche sviluppare l'idea che tutti possano partecipare a questo processo, quindi è una grande forma di comunicazione, ma è il volano di una politica di sostenibilità, che non è una parola, è un grande piano industriale, perché tiene insieme il tema dell'economia legata all'agricoltura, cosa importantissima, importantissima nel nostro territorio, uno degli elementi che producono lavoro, risorse, scambi, ricchezza, mica da ridere. Ma dall'altra tiene insieme il tema dell'utilizzo delle risorse idriche, dell'acqua, della separazione dell'acqua di falda dall'acqua potabile, diminuzione dell'uso e consumo dell'acqua potabile e contemporaneamente l'uso dell'acqua di falda per riscaldamento e rinfrescamento, quindi fino ad arrivare alla sostituzione totale di un riscaldamento di produzione fossile. Non è una cosa impossibile, si fa. Noi lo possiamo fare, abbiamo la fortuna di poterlo fare perché noi stiamo su un giacimento di ricchezza che è l'acqua che abbiamo qua. E ancora, il grande lavoro su tutto il reticolo idrico del nostro territorio, che è sia di fruibilità turistico-ambientale, ma anche legata ancora una volta alla riconsegna dell'acqua per usi agricoli. Ma ancora, è tutto il tema dell'economia verde, che è innovazione, capacità di tenere collegate, diminuzione del traffico, diminuzione dell'uso delle auto, diminuzione della tipologia in cui le auto sono a loro volta alimentate, e ancora di più potenziamento del trasporto pubblico, delle connessioni, l'uso di tutte le connessioni su rotaia, l'uso di tutti i sistemi di adduzione agli elementi di connessione più forti, cioè le fermate della metropolitana ma anche le fermate della S, della R. In una parola, io penso che i prossimi 5 anni che abbiamo davanti sono la grande sfida, è come il completamento di un lavoro che abbiamo iniziato e che forse avrebbe necessitato di un tempo più lungo, ma che la condizione che ci consegna la pandemia, che come dicevo l'altro giorno a un'iniziativa in ricordo di Carlo Tognoli, in realtà è una sindemia e di più, cioè riguarda la cultura, la psicologia, la condizione degli individui dal punto di vista non tanto e non solo sanitario, ma complessivamente economico, sociale, psicologico e culturale, e quindi ci interroga su questioni ben più pesanti, ancorché bastavano quelle di carattere sanitario, ma come vedete probabilmente queste le possiamo risolvere, le altre abbiamo necessità di lavorarci. E tutto questo è un volano economico, cioè dobbiamo tenere insieme crescita, ridistribuzione, quantità e qualità del lavoro, quantità e qualità del lavoro, miglioramento della condizione di vita della maggioranza delle persone, e creare come un modello, Chiara, io non voglio fare quella che dice che dobbiamo fare, però io penso che Milano possa rappresentare,
la costruzione di un modello di intervento anche di miglioramento della performance della pubblica amministrazione, anche di indicazione al Parlamento su quali sono le linee che sono necessarie per fare riforme utili ad agevolare e non a ostacolare questo processo. Quindi vedete che il cimento dell'elezione del sindaco di Milano, che certamente è importante che Beppe Sala possa continuare e simbolicamente e praticamente il suo lavoro, che possa dare spinta a un'azione amministrativa che da Milano produca un vantaggio e una capacità di collaborazione con tutta la città metropolitana, ma ancora che possa rappresentare un elemento di riferimento per il resto del nostro territorio. Per questo io penso che queste elezioni sono importantissime, penso anche, scusate se lo dico, che sia necessario dare fiducia alla lista del Partito Democratico, perché un Partito Democratico forte, stabile, è forma di garanzia e di stabilità del Consiglio Comunale, è forza e garanzia della capacità del sindaco di essere molto efficace nella sua azione amministrativa. Per questo vi chiedo di votare il simbolo del Partito Democratico all'elezione del municipio e quindi esprimere una preferenza per ognuno dei candidati, per due candidati, un ragazzo e una ragazza, votare al Consiglio Comunale la lista del Partito Democratico. Poi se avrete voglia, tempo e desiderio, io ho voglia di continuare a fare questo lavoro, ho voglia di finire il lavoro che ho iniziato, e dovete sapere che per me, se c'è un elemento, è l'elemento della collaborazione dentro la città metropolitana. Nessuno ce la fa da solo, neanche il comune più bello, più ricco, più importante. Le soluzioni si trovano insieme e si trovano anche facendo un'operazione di sostegno del più piccolo comune, che deve essere in grado di prendere la risorsa, anche quella che gli serve, anche la più piccola, dentro questa possibilità che ci è data. E questo avviene solo insieme. E l'ultima cosa, lo dico davanti al Presidente Bianco, per me è un impegno: maggiore autonomia dei municipi, maggiori risorse, maggiori responsabilità, maggiore personale. Questo deve essere fatto nel primo anno di consigliatura. Nel primo anno di consigliatura. Chi mi conosce sa che se si piglia un obiettivo si deve raggiungere. Siccome penso che andrà bene nei municipi, dobbiamo tutti insieme andare in questa direzione, perché non è irrilevante rispondere alle domande dei cittadini nel luogo più prossimo che sta vicino a loro. Non è una stupidaggine, rappresenta un risparmio di tempo e rappresenta anche l'idea di una pubblica amministrazione in grado di dare a tutti questi signori e signore che abitano qui il senso di un'efficienza che li riguarda. Finito, grazie. Grazie Arianna. Allora, visto che Arianna hai citato il municipio e quindi il candidato presidente Stefano Bianco, do la parola al presidente e ai candidati che si presentano, e visto che ha parlato di indipendenza dei municipi, di autonomia, ma anche parchi, alberi, e poi siamo a casa tua, quindi insomma Santa Giulia, quindi racconta qualcosa a noi tutti. Non so qual è, vai, rosso. Citiamo sempre, siamo nel municipio 4. Siamo nel municipio 4. Allora, vedete che arrivo io e arriva la pioggia, quindi gioco in casa. Io mi stavo guardando il nostro programma perché stavo riprendendo un pezzo ed effettivamente parto proprio da quello che ha detto Arianna. Una cosa in particolare mi è piaciuta molto, questo tema del link tra quella che è la nostra prossimità all'interno della città metropolitana e quelli che sono i quartieri barra i municipi, perché è vero che dobbiamo valorizzare gli 88 quartieri, ma va da sé che, visto che qua stiamo parlando di un municipio, ci sono delle situazioni in cui proprio è percepibile il ragionamento che tu facevi, vedere il complessivo, lavorare sulle singole realtà e considerare che, per esempio, la nostra realtà qui locale è grande quanto una o addirittura due o tre delle città che stanno intorno nella cintura della città metropolitana. E questa vicinanza, questo lavoro sui più assi, quindi lavorare sul comune, lavorare sul municipio, ma lavorare su tutta la città metropolitana, lo vediamo proprio nelle zone di cintura. Qui siamo in un'area dove la vicinanza con San Donato e con tutto quello che c'è oltre San Donato, la vicinanza con la parte invece, diciamo, del municipio 5 e poi quello che c'è oltre il municipio 5, quindi già solo per parlare del tema del parco agricolo e quindi quello che ci accomunava stasera,
è molto percepibile sulle carenze, per esempio, dei tracciati ciclopedonali e dei collegamenti, quelli diciamo più leggeri, quelli che comunque potrebbero favorire proprio questa intercomunicazione di breve raggio, no? Quindi abbiamo paradossalmente costruito a Bracciame, abbiamo delle realtà, no, che attraversano in bicicletta tutta la città nel suo circolare, no, intorno ai confini, ma invece tutto quello che è radiale verso i comuni limitrofi c'è solo a tratti. E qui siamo in un punto dove manca questo. Per esempio noi San Donato ce l'abbiamo attaccata, però abbiamo una barriera che è data dalla tangenziale, da un punto di svincolo che effettivamente non ha un attraversamento molto facile. Ma a parte quel tipo di barriera che poi si può aggirare, quindi con degli investimenti velocemente, c'è quasi invece una barriera di natura poi veramente operativa, cioè noi non sentiamo questa vicinanza che c'è. E quindi non la sfruttiamo, c'è questa opportunità. Ce l'abbiamo anche qua vicino, cioè gli accessi, per esempio la zona del Porto di Mare che è stata qualificata, che ci permette di arrivare in un'area verde che è attaccata poi alla Vettabbia, quindi ci fa girare veramente in un contesto fantastico. Mi manca un link di 200 metri, che ce l'abbiamo proprio dalla stazione della metropolitana all'inizio della via Sant'Ariato. Allora, lavoriamo su questo, me lo dico anch'io, nel senso, noi come municipio sollecitiamo il comune, sollecitiamo poi, quando sarà il momento, anche la città metropolitana per creare tutta questa rete brevissima, diciamo proprio di corto raggio, ma che può dare una qualità della vita fantastica. Poi c'è il tema degli alberi. Allora, oggi parlavamo di questo, Foresta è un progetto fantastico. Quello che abbiamo visto è la ricaduta specifica in certi luoghi che forse manca, cioè in tanti posti abbiamo avuto alberi a manetta. Qui siamo in un caso specifico dove, per esempio, poi con Arianna ne avevamo già parlato, ci mancano degli alberi. Ci mancano gli alberi in un contesto che è un parco, ci manca l'ombreggiamento, ci mancano tante condizioni che l'albero crea anche proprio come fruibilità, non parliamo poi della qualità dell'aria, dei miglioramenti, eccetera. Perché? Perché in questo progetto evidentemente all'inizio non si era pensato di metterne tanti e poi ci sono state altre difficoltà. Allora oggi, per esempio, approfittiamo questa possibilità e andiamo a piantumare anche nei luoghi dove la cittadinanza l'ha chiesto, dove effettivamente c'è stato proprio un interessamento, una richiesta diretta da parte di chi ci risiede, ma anche di chi li vive questi luoghi, perché non è che dobbiamo solo assecondare, lo dico contro di me, chi ci abita e ci sta sopra, ma anche chi frequenta il luogo perché è un luogo di passaggio, perché è un luogo che richiama diciamo i cittadini anche dagli intorni. Quindi secondo me questi sono due punti piccolini, noi li abbiamo messi nel programma, ce ne sono tanti altri legati a tutte le realtà del municipio, ma che rappresentano un po' quello che può fare un municipio. Noi abbiamo una competenza specifica, diciamo il settore verde effettivamente è quello su cui c'è più delega e anche più risorse, sono ancora pochissime, c'è poco personale, spesso addirittura è condiviso con altri municipi o con altre realtà, però lavorare su quello che dicevi tu, potenziare questo decentramento sia come risorse, sia come personale e come responsabilità, perché è giustissimo richiamo la responsabilità, può dare quella prossimità e può dare quell'attività di governo che effettivamente è più percepita poi dal cittadino e che è il decentramento compiuto, che oggi ancora non lo vediamo così. Proiettandoci sulla città metropolitana, hai detto bene tu, anche lì dobbiamo lavorare per creare questa vera sinergia, questa attività insomma più estesa. Oggi è un po', almeno lo percepiamo anche come cittadini, la città metropolitana non è ancora compiuta, non è ancora pienamente operativa come dovrebbe. Questo ovviamente non per colpa di chi ci opera, ma forse un po' per un tema di risorse che però adesso arriveranno e quindi anche lì dovranno essere ben gestite. Quindi io rilancio sui singoli candidati che effettivamente ci sono, io non posso fare un invito al voto specifico perché lo faccio in coalizione, l'importante è che si voti uno qualsiasi dei partiti della coalizione, però oggi qui siamo col PD e non posso che richiamare il fatto che io spesso sono coinvolto in attività che riguardano il PD, devo dire che c'è una potenza di fuoco incredibile, una presenza sul territorio veramente ben ridistribuita in un'operatività che solo a questo partito del centro-sinistra si può riconoscere e quindi, ripeto, faccio un invito corale al voto, ma un'attenzione particolare a questo partito che è veramente forte, anche se al momento io non
insomma, nelle serate, quindi vale ancora di più quello che dicevo, ne è, diciamo, incardinato in questo partito. Grazie, grazie per... Grazie, sì, grazie, esatto, grazie Stefano. Io ora dovrei passare la parola a Loredana Bigatti, però mi stanno dicendo che forse dobbiamo entrare. Dimmi, allora, credo che Loredana ancora ce la fa a fare. Non hanno tutti l'ombrello, quindi possiamo entrare? Chi vuole può stare fuori, perché chi ha l'ombrello può stare qua. Va bene, allora passo all'altra candidata, Loredana Bigatti, di presentarsi. E Loredana è stata anche presidente del municipio 4 della zona, e allora è la zona 4, hai ragione, e quindi appena arriva il microfono do la parola a Loredana. Così smette di piovere. Stefano dice che piove quando arriva lui, arrivo io, usciva la luna. Allora, io che dire, sentire parlare Michela Di Foresta e Arianna in modo così intenso dell'attività della città metropolitana e dell'importanza del futuro con Stefano, l'abbiamo scritto partecipando insieme. Ma mi ha soprattutto fatto rivivere, appunto, i miei 5 anni da presidente, quello che noi ci siamo trovati ad affrontare dopo un dominio di centrodestra che aveva veramente devastato anche la cultura delle persone, praticamente, perché veramente ci siamo trovati a dover combattere culturalmente quando semplicemente volevamo togliere gli alberi, cioè, scusate, le automobili dai parcheggi sotto gli alberi, e sembrava che avremmo ucciso tutte le persone che stavano usando l'automobile e la parcheggiavano in quei posti. Invece è stato un lavoro lento, di battaglia, piano piano, e devo dire che una delle sfide più grosse che abbiamo affrontato è stato in vie che hanno un bel parterre alberato nel municipio 4 e che sono abbastanza centrali e sono molto più vicine a casa di Anna, che ha qui, una è via Cadore e l'altra invece è via Lomellina, è un po' più verso l'area di Viale Corsica, dove lì abbiamo fatto la sfida, abbiamo detto ok, noi vi lasciamo le auto parcheggiate. Però chi vuole adottare pezzi di parterre ci presenta il progetto, viene dimostrandoci che o i negozianti o i condomini ci tengono, ci siamo, vi diamo la deroga e vi entriamo, perché c'è un livello di stoicismo che non può essere, non è necessario. Non ci possiamo ammalare a metà. Ma scusate, no, però adesso devo rimanere. Va bene. Alle mascherine, sì, adesso sì. 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 Sì.
Aspetta che non è stato almeno uno. Sì, sì, quando ci dici tu in realtà. Un'altra. Certo. Si sente? Sì, sì, sì. E stavo dicendo che appunto la sfida, una piccola sfida che abbiamo avviato è stata questa, e piano piano sono arrivate le richieste, e a mano a mano che un pezzetto di via veniva riqualificato, compariva la regola, curata dai carte civile, che siano negozianti o i condomini, le proteste sul fatto che non potevano più parcheggiare l'auto, piano piano si sono allontanate, si sono abbassate, e adesso via Lomellina è un posto dove uno va a passeggiare, non ancora tutta, però la maggior parte del parterre alberato è parterre alberato con aiuole, senza più tutte le macchine sulle radici degli alberi, che veramente nel piccolo è una cosa che fa stare male, perché è importantissimo piantumare, ma difendiamo anche quello che abbiamo. Poi un'altra esperienza, vabbè, la Presidente di zona, le esperienze sono state tantissime, non a caso mi ricandido in municipio, perché questi 5 anni di minoranza mi sono rimasti veramente qua. Si è bloccato troppo di quello che noi avevamo avviato, su cui avevamo lavorato, le sfide che avevamo in corso e dobbiamo riprendere a riallacciare, spero di poter lavorare attivamente con Stefano, Presidente, con una giunta di centro-sinistra per riprendere in mano tutto e riportarlo di nuovo in corso, perché sono stati 5 anni proprio brutti e pesanti. Ma un'altra esperienza che per me è stata importantissima e mi è rimasta veramente dentro è stata, Diana, immagino che tu ti ricordi, quando c'è stato il piano di zona della città metropolitana, non del comune di Milano. E lì per la prima volta noi presidenti di zona siamo stati invitati a partecipare alla costruzione del piano di zona delle aree limitrofe. Quindi appunto noi di zona 4 siamo stati invitati a partecipare alla costruzione del piano di zona di tutta l'area San Donato, San Giuliano, Melegnano, Peschiera, Piontello, tutta quest'area qui, Paullo. E per me è stata un'esperienza, devo dire, entusiasmante, perché confrontarmi da presidente di una zona che è una zona veramente che rappresenta una città, perché abbiamo tutto della città, abbiamo la parte più centrale ricca, con i problemi delle parti più ricche, più benestanti, abbiamo la parte delle case popolari tante, abbiamo la parte dei parchi per fortuna, le aree verdi, abbiamo il parco agricolo sud, abbiamo le aree dismesse industriali, qui abbiamo tutto. Confrontarmi con i sindaci di tutti questi comuni è stata veramente un'esperienza arricchente, perché mi ha fatto vedere come un territorio allo specchio dell'altro, come quello di cui loro discutevano per il loro piano di zona era quello che noi discutevamo per il nostro PGT. I temi erano gli stessi, quindi veramente siamo un'unica realtà, che se riuscissimo a lavorare davvero tutti insieme sarebbe fantastico. Se il comune di Milano, lo dico io, non lo dico altro, non fosse così milanocentrico e così dominante, ma si rendesse conto della ricchezza che c'è fuori e come si potrebbe collaborare tutti, sarebbe una meraviglia. Ad esempio, una battaglia che ho fatto, che non capivano perché io fossi così testona all'epoca, ho lottato con un di senso positivo, e poi insieme con l'epoca Maragna alla mobilità era nella giunta Pisapia. A proposito di passanti, per questa assurdità che abbiamo, Rogoredo, siamo una stazione di interscambio incredibile, arriviamo praticamente dappertutto, non abbiamo un passante che ci porti da qui a San Cristoforo, verso Assago,
verso tutta l'area di Mortara. Ci sono i binari ci sono, non c'è la linea. E questo è allucinante perché noi viviamo tutto l'inquinamento della tangenziale ovest, di chi parte da Merignano, parte da Lodi per andare magari a lavorare ad Assago o a Mortara o a San Cristoforo, e se la potrebbe fare tranquillamente col passante. Ecco, questi sono tutti i temi che io porto nella mia campagna per il municipio, che mi dice, vabbè, quando ho fatto la campagna da presidente di zona qualcuno mi ha detto, però è un programma da sindaco di Milano, ecco, adesso da consigliere di municipio, solo da consigliere. Però sono tutti temi che credo che una giunta di municipio può portare avanti, può lavorare, sostenere, studiare insieme sia la giunta del comune che appunto i comuni limitrofi. Si possono arrivare a grandi risultati lavorando insieme. E questo è perché gli ricambi di municipio, anziché andare in consiglio comunale. Sto qui perché da qui si può andare più in alto, secondo me, con i risultati. Candidato Gian Battista Pedrini. Aspettiamo il microfono. Comunque ci stanno seguendo perché mi mandano esattamente in diretta, quindi vedete la tecnologia in fondo la polarizzazione. Vuol dire che allora il tema, quello di foresta, è il tema ambientale. Poi la gara ovviamente sarà molto decisa a darci altre delucidazioni su questo tema. Vai, buonasera a tutti, allora io sono Gian Battista Pedrini, pensionato, e ho accettato la proposta da Fabrizio e dalla sezione di candidarmi. Sono 30 anni che abito qui a Rovoredo e il mio impegno è quello di vedere un attimo a Rovoredo nascere alcune realtà. Rovoredo manca per i giovani un punto di aggregazione. I punti che mi trovo dei giovani a Rovoredo sono i bar. Non si riesce anche all'interno della polisportiva a fargli partecipare. E manca una biblioteca per studiare gli studenti, ce n'è una, diciamo che c'è la biblioteca, però secondo me non è adatta allo scopo di per lo studio degli universitari e quello. L'altra cosa che manca che sono i collegamenti ciclabili, anche effettivamente raggiungere San Donato è un problema. Abbiamo un pezzo, 100 metri, che è veramente pericoloso. E anche lì sarebbe un impegno mio farmi perché si risolva questa posizione. E l'altro mio impegno è quello di vedere, di unificare un attimo, avere un po' più di colloquio fra i vari quartieri, perché Rovoredo è diviso in quattro realtà. Santa Giulia, Città 2000, Riccardo del 2000, la parte vecchia e San Martino, dove però a me sembra che non ci sia un grande dialogo o punti di incontro. Ognuno vive nel suo mondo e il mio impegno sarebbe quello di vedere, di riuscire a realizzare qualcosa, organizzare qualcosa che possa unire queste diciamo, frazioni, chiamiamole, di questo quartiere. Ecco, questa è diciamo, una delle mie date. Sul verde, qualcosa c'era di verde, però andrebbe un attimo ampliato, come diceva giustamente Bianco, il parco trapezio e spoglie le piante, per bisogno parecchi ancora a parte piante. No, questo sono le mie. No, abbiamo già parlato. Dopo il candidato sarei io, ma Anna Gallo, però mi hanno dato il compito di moderare stasera, quindi non farò ovviamente, dirò soltanto, voglio dire solo soltanto io lavoro da 20 anni in Agenzia Regionale per l'Ambiente ed è per questo che Arianna, anzi la ringrazio, che mi ha voluto nella veste anche di presentazione di moderare. Aggiungo solo questo, che mi rifaccio un po' a tutto. Noi nell'articolato delle leggi istitutive abbiamo informazione ed educazione ambientale,
e promozione ambientale. Ed è qualcosa che però viene sempre un po' lasciato dopo, no? Ai controlli, a tutta la, alle, diciamo, alla materia, alle materie tecniche grosse e scientifiche. Però proprio stasera invece bisogna lanciare da capo questo tema. Cioè l'educazione ambientale vuol dire educare dai bambini, attraverso le scuole, i cittadini. E poi passo subito la parola a Chiara, ambiente non è solo una parola, ma è anche sociale, perché se noi abbiamo alberi, parchi, significa anche territorio, socialità, vuol dire anche economia e lavoro, ma anche sicurezza. E quindi concludo passando la parola a Chiara, deputata del PD, ma responsabile ambientale del Partito Democratico Nazionale e nella segreteria. A te Chiara, visto che proprio tu hai sempre parlato di politiche green, di ecosostenibilità, di lotta ai cambiamenti climatici, e quindi è un programma che è stato poi temi che abbiamo portato, no, in questa legislatura. Quindi a te. Grazie Anna, io mi alzo così parlo meglio in piedi. Intanto vi ringrazio perché stasera anche con questo tempo però avete accolto l'invito di Arianna, degli altri candidati, del candidato presidente a incontrare chi si presenta per rappresentare questa comunità, questo pezzo di città e per affrontare la sfida delle amministrative. Io sono molto contenta perché stasera, diciamo, ascoltate, non sono di questi né di Milano né di questa zona, e però ascoltando gli interventi ho, diciamo, colto da un lato la padronanza dei temi, ed è così, no? Perché chi è impegnato da tempo a livello amministrativo, anche a livello diciamo sociale, nel territorio, può mettere a disposizione questo legame con la propria comunità, con il luogo che vuole rappresentare. E poi perché avete dedicato questa serata ai temi che io credo siano il tema non del futuro ma dell'oggi, cioè quello di cui dobbiamo occuparci oggi a tutti i livelli, dove abbiamo delle opportunità di incidere per affrontare la questione dei cambiamenti climatici, per cambiare nell'oggi una situazione. Ce l'ha ricordato oggi il Presidente Draghi intervenendo alla apertura della conferenza delle Nazioni Unite a New York, è la sfida del nostro tempo, cioè la lotta ai cambiamenti climatici. Non abbiamo più tempo da perdere, c'è un'urgenza che percepiamo, iniziamo a percepire anche nella nostra vita quotidiana, quando l'impatto, diciamo, dei cambiamenti climatici stravolge le nostre città, il nostro territorio, stravolge e mette a repentaglio la nostra vita, la nostra sicurezza. Diventa una questione, come dire, da un lato di sicurezza vera e propria, dall'altro di opportunità di crescita. Noi discutiamo tanto in questo periodo, lo facciamo anche grazie alla disponibilità delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di come ripartire, ma non ci sarà ripartenza se noi non affrontiamo anche la grande questione di come sta cambiando il clima attorno a noi e di come potremo sviluppare una crescita, una ripresa della nostra economia in condizioni reali di sicurezza e anche di opportunità per tutti, perché guardate, farne le spese dei cambiamenti climatici, dell'impatto che questi hanno sulla nostra vita, saranno sempre quelli che hanno meno opportunità di difendersi, di andare a vivere in zone più sicure o anche banalmente di rendere le proprie case più vivibili rispetto ad esempio alle ondate di calore, a riqualificarle dal punto di vista energetico. Io credo che questa sia una grande questione anche politica, identitaria per noi, perché noi dobbiamo governare questa fase di cambiamento e farlo con un'attenzione, un occhio particolare a quelli che hanno meno opportunità e fanno più fatica a stare dentro questo processo di transizione. Per questo motivo, Anna, hai ragione, questi temi oggi per noi sono fondamentali, perché riguardano un pezzo davvero di quello che noi vogliamo portare in tutti i contesti in cui possiamo incidere, in cui possiamo governare. Cerchiamo di farlo ovviamente a livello nazionale, dentro il governo. Noi abbiamo lavorato perché questo piano, quello che vi ho portato qui stasera, avesse dei contenuti che rispondano a questa sfida, e devo dire che le risorse che ci sono qua dentro, stasera non c'è il tempo di raccontarle, intrecciano molti dei temi di cui abbiamo parlato stasera e danno molte opportunità e responsabilità agli enti di governo territoriale. Facciamo un esempio: stasera abbiamo parlato del progetto Forestami.
è un grande obiettivo. Il PNRR prevede 330 milioni per sostenere le politiche di forestazione urbana, orientate soprattutto alle città metropolitane, per una ragione particolare, perché lì ci sono le condizioni di dimensione e di contesto per, diciamo, determinare un cambiamento percepibile anche per guidare dei processi, come ricordava benissimo prima Michela, che si allargano anche a territori più ampi. E quindi questa è la ragione per cui i primi 30 milioni sono già stati stanziati dal Ministero dell'Ambiente e della Transizione Ecologica. Questi progetti, questi soldi, queste altre centinaia di milioni arriveranno appunto alle città metropolitane e dovranno incrociare però una progettualità, perché non arriveranno a pioggia. Questo è fondamentale, riuscire a mettere in campo un progetto coerente con le finalità di queste risorse e che abbia un senso anche capace di mobilitare altre risorse di carattere pubblico e privato e di trainare anche dei progetti ad una scala territoriale più ampia. Io penso che il valore aggiunto che può venire proprio da questa impostazione, da questi progetti, è questa: non solo realizzare con quei soldi quello che si può fare, ma riuscire a orientare le politiche anche per il futuro, le scelte di priorità che devono fare le amministrazioni locali, le politiche di mobilità sostenibile, tutto il progetto sulla sostituzione dei mezzi circolanti, il completamento e il potenziamento delle reti di mobilità dolce di cui avete discusso stasera. Quindi sono tutte questioni che chiamano in causa il ruolo e la responsabilità delle amministrazioni locali, delle città, con quella visione e quello sguardo che avete raccontato molto bene prima e che hanno una caratteristica, cioè riuscire a determinare un effetto positivo anche percepibile dai cittadini. Io lo ascoltavo nelle vostre parole, nei vostri interventi di prima. Sono molto convinta che noi vinceremo la sfida della transizione ecologica di cui sentiamo tanto parlare, leggiamo tanto in questi giorni, anche con accenti in alcuni casi catastrofisti o di allarmismo. Io penso che l'elemento della, diciamo così, adesione anche sentimentale a questo obiettivo non è indifferente, cioè noi dovremmo riuscire a far percepire questa trasformazione come qualcosa che cambia in meglio la vita delle persone, non tra 30 anni, ma oggi. E chi più di chi governa un municipio, un pezzo di città, può riuscire a realizzarlo in tempi rapidi e percepibili e far sentire le persone parte di questo progetto. Per questo le politiche urbane sono politiche fondamentali di transizione ecologica, ambientali, sulle questioni di cui abbiamo discusso questa sera, e per questo c'è grande bisogno di avere una guida, soprattutto delle realtà più dinamiche, come Milano oggettivamente è stata in questi anni, che sappia mettere al posto giusto dell'agenda, delle priorità politiche questi temi. Io, diciamo, stasera sono molto contenta ovviamente di sostenere Stefano, gli altri candidati, Anna, Loredana, Giambattista, giusto, alla candidatura nel municipio. Però lasciatemi dire, sono particolarmente contenta di essere qui a sostenere Arianna, perché con lei in questi anni abbiamo spesso, posso dire, collaborato, ci siamo anche confrontate su delle questioni, su come poter incidere nel modo migliore possibile, anche su come provare, io lo dico attraverso la sua esperienza e il lavoro importantissimo che ha fatto in città metropolitana, a capire come adeguare costruire, diciamo, nel modo migliore possibile anche le politiche nazionali. E io credo che quello che ha fatto Arianna su questi temi dello sviluppo sostenibile, dell'Agenda 2030, con le cose che vi ha detto questa sera, cioè con quell'attenzione alla concretezza ma anche alla visione, che è l'elemento fondamentale che serve per queste politiche, saranno decisive e determinanti in questa nuova avventura amministrativa che riguarda la città di Milano. E quindi credo, mi auguro davvero che il lavoro che è stato fatto, il modo in cui sta costruendo questa sua disponibilità a proseguire questo lavoro, questa volta, diciamo, dalla parte della città di Milano, sia colto come una grande occasione per questa città e, lasciatemelo dire, anche per me, perché io voglio poter continuare a lavorare insieme ad Arianna
nella guida appunto della città di Milano e lavorare per sviluppare le cose che dovremo fare, perché questo piano alla fine l'abbiamo approvato, adesso dobbiamo spingere tutti perché la parte attuativa arrivi il prima possibile e nel modo più semplice possibile, quindi serve molto pragmatismo, concretezza, capacità di vedere anche gli ostacoli per prevenirli e poi bisognerà realizzarlo, non in un tempo lunghissimo, in pochissimi anni, in pochi anni. E per questo, ad esempio, per cogliere fino in fondo le opportunità che questa città potrà avere, serve la continuità, serve una proseguire nella direzione molto chiara che l'amministrazione Sala ha dato, che il gruppo che ha lavorato e che si sta candidando di dare, che si sta candidando ha confermato e ha dimostrato di voler dare. E penso davvero, l'ultima cosa che dico, che l'apporto che possono dare le città, lo dicono moltissime analisi, studi, letteratura anche internazionale, le città sono il luogo in cui le sfide, diciamo, delle disuguaglianze e anche, diciamo, dell'impatto, no, della trasformazione, dei cambiamenti climatici si percepiscono di più, ma sono anche contesti dove costruire le prime risposte e le risposte più innovative, perché lì si incrociano tante energie, tante possibilità, tante intelligenze. E io penso che il Partito Democratico a Milano, con le sue i suoi candidati, le sue candidate, con le figure che può esprimere, l'esperienza e la passione, può veramente fare la differenza. Quindi in bocca al lupo a tutti, sosteniamo i candidati del Partito Democratico, in particolare il comune, la mia amica Arianna Cenzi, e poi speriamo di trovarci col sole a festeggiare qui, insomma, e a lavorare ancora insieme in questo genere. Grazie. Hai ragione, gioco di squadra, continuità e grande lavoro di Arianna in questi anni, la sua proprio capacità, forza, anche di, perché parlare non solo di Milano ma della città di metropolitana come ha fatto lei veramente è stata grande e grandiosa. Per chiudere, chiamo il senatore Franco Mirabelli, dice che ha al Senato. Sì, signora, vedo, mi scusi, volevo chiedere, ma perché non... No, c'è una sedia così se si voleva accomodare, mi dispiaceva che stava qui. Allora, faccio vedere qui il senatore Franco Mirabelli, il Partito Democratico, e ti do a concludere dopo le parole di Chiara. Sì, poche cose. Tanto grazie. Che ho organizzato questa iniziativa, a Fabrizio, ai amici e ai compagni del Partito Democratico di Rogoredo, perché credo che stiamo facendo una campagna così, una campagna che è abbastanza difficile, non ci sono grandi entusiasmi, anche perché non c'è grande competizione. Però dobbiamo essere bravi a motivare tante persone ad andare a votare. Non dobbiamo correre il rischio che i sondaggi, l'assenza di un avversario politico penalizzi noi, penalizzi il voto a Sala, il voto al Partito Democratico, alle forze della coalizione. Quindi dobbiamo usare questi ultimi 15 giorni, anche perché sui municipi il risultato è meno scontato, per motivare le persone ad andare. E siccome questa volta abbiamo la fortuna di non doverle motivare parlando dell'avversario o contro qualcosa, contro qualcuno, usiamo questi spazi per raccontare quello che è stato fatto e quello che si vuole continuare a fare in questa realtà. Intanto la prima cosa che voglio dire è su questa zona, sulla zona. È importante che Anna, Bugatti, Pedrazzi, ma soprattutto il presidente Stefano Bianco vadano a governare questo municipio, perché noi
sappiamo che questa è una zona di grande trasformazione, che nei prossimi anni avrà un ulteriore sviluppo importante, sarà al centro dell'attenzione anche di Milano, e purtroppo questa zona, come altre governate dal centrodestra, in questi anni hanno fallito, e hanno fallito soprattutto per una ragione, perché non sono stati capaci di trasferire quel patrimonio di eccellenze che la città ha saputo produrre, non hanno saputo portare quelle eccellenze, le cose di cui ci vantiamo, che Milano ha fatto in questi anni, nelle case dei cittadini, a metterle a vantaggio dei cittadini in quest'anno, delle diverse zone. E spero che ci sarà qualcun altro a governare quando la trasformazione è prevista qui, il palazzetto, le Olimpiadi ci saranno, ci sarà qualcuno a governare che è in grado di portare un vantaggio anche sul territorio, anche a chi abita qui, cosa che chi ha governato le zone del centro-destra non è stato capace di fare. La seconda cosa che voglio dire è, vabbè, ci sono, hanno parlato tre maestre sul tema, Palestra, Arianna e Chiara, io voglio solo dire e rivendicare il fatto che Milano sull'ambiente ha fatto tantissimo in questi anni e che non ha smesso di lavorare e che quei progetti di cui parlava Chiara adesso, che saranno finanziati col PNRR, Milano li ha già messi in campo. Uno è Forestami, un altro è l'idea di riconvertire tutto il parco dei mezzi pubblici, trasformando tutti i mezzi pubblici in mezzi pubblici elettrici, l'intervento sulle case popolari e gli edifici pubblici per ridurre le emissioni anche utilizzando, come ha fatto e sta facendo il MEM, il 110%, fino, e concludo su questo perché così mi ricollego al terzo punto, fino alla riconversione della centrale di Cassano per utilizzarla per il teleriscaldamento. Sono tre progetti che hanno una dimensione che va oltre la città, una dimensione metropolitana, perché devo dire che nonostante le difficoltà che si registrano più che a Milano, in tutte le aree metropolitane a interpretare questa nuova, relativamente nuova istituzione, mancano i poteri, non è chiara la legittimazione, mancano spesso i soldi, qui si è cominciato sull'ambiente, ma anche sul trasporto pubblico, ma anche su altri, sull'acqua per esempio, a ragionare in chiave metropolitana. Questo è a merito, va a merito dell'amministrazione, del sindaco, ma va soprattutto a merito di Arianna Censi, che si è spesa in questi quattro anni in cui ha fatto il vice sindaco della città metropolitana, si è spesa in questi cinque anni in un lavoro davvero complicato, un lavoro che non ha quasi mai le prime pagine dei giornali, spesso non ha neanche l'attenzione delle cronache, però è stato un lavoro importante di raccordo di tutte le amministrazioni di quei 133 comuni di cui si parlava prima, la costruzione
di rapporti istituzionali a tutti i livelli per ottenere i risultati. E ci sono tanti risultati che sono alle porte, sul trasporto pubblico sono molti, sulla viabilità sono altrettanti. Queste cose di cui stiamo parlando sull'ambiente sono cose molto concrete e che succederanno tra poco. E devo dire che Arianna ha avuto un grande merito. Lei questa cosa, lo dico perché la conosco bene, è una mia amica, la fa per passione. Solo per passione e perché crede in un progetto, crede nell'idea che la città metropolitana è una cosa che più funziona, più si investe sulla città metropolitana e più staranno meglio i cittadini di Milano e della sua provincia. Io credo che per questo bisogna sostenerla, darle fiducia, farla votare, oltre che votarla. Credo che ne valga la pena perché è un'esperienza la sua che deve continuare e che può dare davvero un contributo importante alla nostra città, così come il lavoro che potranno fare Anna, la Bigatti e tutti coloro. Giambattista. So che sarà, io conosco bene Anna e la Bigatti. Ah già, perché bisognava scusare, vero? Anna Gallo e la Bigatti, e so quante capacità hanno, so quanto sono nelle condizioni anche loro di dare un contributo a questo municipio. Grazie ancora a tutti, grazie ancora dell'invito, grazie a Chiara di essere venuta in trasferta. Restituisco la parola a Anna Gallo. Loredana voleva dire proprio una parola e mi diceva su Arianna, quindi devo darla, scusamente. Attenzione. E così chiudiamo la serata e grazie veramente a tutti. E a tutte e a tutti. Mentre metti questa cosa, allora, possiamo ringraziare tutti loro che hanno fatto. Assolutamente! Quindi, noi non abbiamo tutto il parrucco, ma sicuramente tutta perché la squadra della tribuna. Lui era praticamente a Lampugnano con me alle 8. Quindi, sì. Loro e tutte le persone che hanno lavorato alla, possiamo dire, regia, fotografia, tu che parrucco e lei con la pioggia, quindi, allora, Dana, sì. No, io, proprio una cosa che mi ha sollecitato Franco col suo intervento e mi rivolgo al senatore e alla deputata. Io trovo indecente che persone come Arianna, che lavorano in consiglio comunale e lavorano in città metropolitana, siano eletti di secondo livello, e non so se lo sapete, chi magari la conosce bene lo sa, non abbiano il riconoscimento economico del loro lavoro, ma non tanto perché il secondo livello non ha riconoscimento economico, perché chi è assessore, chi è sindaco, per quanto percepisca poco, qualcosa che riconosce, ma persone come Arianna, che sono consigliere comunali, e prendono il gettone di presenza dal consiglio comunale in commissione in consiglio, nel momento in cui sono nella città metropolitana, lavorano in città metropolitana, fanno le commissioni o i consigli in città metropolitana e si assentano dalle commissioni o dal comune di Milano, perdono la loro retribuzione economica, per quanto bassa e minima sia. Io trovo che questo, per noi che siamo al governo, che è stato fatto con la famosa legge Salva Italia, è immorale, perché avere persone come Arianna che danno la vita, e Michela che anche lei, che danno veramente la vita per la passione che hanno, per come ci credono,
per come ci mettono l'anima. Una volta è venuta da noi qui in Consiglio di Municipio in minoranza a fare un incontro pubblico in cui eravamo in otto a raccontare la sua esperienza, i temi della città metropolitana, ma lei lo racconterebbe a una persona sola pur di far sapere. Ecco, io veramente vi dico, per me è immorale una cosa che come appartenente al Partito Democratico mi fa profondamente vergognare. Credo che questo sia un tema su cui dobbiamo mettere le mani. Riconosciamo almeno che quello che fanno in città metropolitana equivale a quello che fanno in Consiglio Comunale. Almeno quello. Scusatemi, ma ho un segnalato. Grazie veramente a tutti. Credo che allora il compito di Arianna e del presidente, il candidato presidente, una volta dopo il 3 e il 4, intanto ricordiamo che il 3 e il 4 ottobre si va a votare, perché abbiamo visto anche in questa campagna elettorale, noi abbiamo un po' gazebo, i punti di ascolto, i mercati, i cittadini effettivamente non hanno quello che dicevate voi, è un po' sì, febbre la cosa, quindi non ricordo la data, quindi il 3 e il 4 si va a votare, abbiamo neanche 15 giorni e quindi spetta poi a, noi ce la mettiamo tutta, vero? E spetta poi ai cittadini l'ultima parola. Sì, soprattutto, guardate, io dico tanto, Arianna, aspetta, concludi giustamente Arianna. Voglio solo chiedervi una cosa, rapidissima. Noi possiamo fare tutto quello che cioè possiamo girare come delle trottole, peraltro sto vedendo dei posti particolari bellissimi. Io ringrazio Loredana perché a me questo posto mi piace tantissimo. Poi ho visto l'altra sera Gioia in un altro posto particolare di Milano. Però noi possiamo girare come delle trottole, ma il lavoro che ognuno di voi può fare, parlando con 4, 5, 6 altre persone, a cui chiedere di parlare con altre 4, 5, 6 persone, guardate, è fondamentale. Io non so come finirà, se finirà, come andrà, però io non do niente per scontato. Guardate, la cosa peggiore è quella di sedersi in questo momento e dire va bene, è fatta. L'altro non è un candidatone e quindi stiamo tranquilli. Ecco, per l'esperienza che io ho fatto tante volte con le amministrazioni locali, e non sto a fare citazioni, di alcuni eventi che non ci aspettavamo e che sono avvenuti, io vi chiedo di fare ognuno di voi la vostra parte, ognuno di voi, perché anche un voto diventa importante e perché davvero non è la stessa cosa continuare un percorso con l'abbrivio, con la capacità, anche con l'energia che naturalmente viene da un risultato di questa natura, e dover invece sopportare un evento che io spero non accada, ma che dobbiamo scongiurare. Scusate, lo dico perché la cosa che più mi spaventa è che a un certo punto, come diceva Franco, no? Dice va bene, ce l'abbiamo già fatto, adesso stiamo bene, stiamo tranquilli. Non è così. Basta, grazie.